Antonio Candeo è arrabbiatissimo perché non ritrova più il Padova del girone di andata, quel bel Padova che ci aveva entusiasmato, adesso c'è una serie negativa che non finisce mai. È una bruttissima situazione, non riusciamo a venirne fuori. Si pensava che la partita di venerdì fosse stata la svolta, però oggi non è andata per errori che commettiamo e che cerchiamo di risolvere in allenamento, che cerchiamo di curare in allenamento, ma alla fine resta il nostro problema di sempre, di far fatica a segnare, di non avere la cattiveria giusta lì sotto porta. Oggi ci avevamo messo anche delle disattenzioni difensive sulle quali avevamo cercato di porre l'attenzione durante la settimana, è andato così. Oggi sono abbastanza arrabbiato anche perché è tutta la partita che è andata male in tutti i modi, perché anche l'arbitraggio che non ci ha fatto perdere la partita, ma ci ha molto creato del nervosismo eccessivo anche con gli avversari, però voglio dire, credo che noi facciamo fatica durante la settimana, gli arbitri dovrebbero anche loro pensare a far fatica anche loro di essere più attenti alle cose vere di campo e non alle situazioni. Sei fuori un centimetro dall'area tecnica, non hai la casacca messa bene e poi si dimenticano magari di fermare il tempo, oppure contano nel momento in cui vai a recuperare una palla. Questo non è calcio a 5, se il calcio a 5 ha il tempo effettivo l'arbitro deve contare nel momento in cui la palla è a terra. Questo mi dispiace, sono arrabbiato, ma ripeto, questa non abbiamo perso per gli arbitri, la colpa è nostra. Cercheremo in tutte le maniere da venire fuori dalla situazione. Il primo a essere rammaricato della situazione del Padova nel girone di ritorno sono io, e ce la sto mettendo tutta, però non so più cosa fare. Sì, ecco, ti abbiamo visto piuttosto agitato durante la partita e soprattutto, ecco, hai tirato in ballo gli arbitri, non sono stati decisivi, però certi errori meglio evitarli. Ma sì, ti condizionano, perché comunque non puoi aprire bocca, non puoi fare niente perché subito ti ammoniscono. Abbiamo subito, non so, 5 ammonizioni, un'espulsione su una partita che non è stata assolutamente cattiva, ne hanno fatte anche per loro, ma è una continua minaccia che ti fanno passando davanti alla panchina. L'hanno fatta con noi, l'hanno fatta anche con gli avversari, perché perdite di tempo quando il tempo effettivo ti dice cose diverse, però ognuno ha un regolamento diverso, si vede. Allora torniamo a lavorare, Antonio, sperando di ritrovare il più presto il Padova. Speriamo di trovarlo, io sarei contento di trovarlo molto positivamente ai playoff, però bisogna guadagnarcele e diventa sempre più difficile.